L'isola dei famosi 2018. Ecco cosa pensa Giucas Casella del Cannegate. Un ex naufrago del reality incentrato sulla sopravvivenza ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un'intervista. Un consueto spazio dedicato al famoso reality L'isola dei famosi 2018, che riesce ad incollare davanti alla TV più di 4 milioni di telespettatori. Vi comunichiamo che in questi giorni, l'ex naufrago cancelletto Giucas Casella ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un'intervista. Nei paragrafi successivi scoprirete quali sono state le dichiarazioni del noto mentalista. Giucas Casella: non credo a Eva Enger. Come tutti sapete, la 13ª edizione del programma Mediaset incentrato sulla sopravvivenza è stata scombussolata dal caso Cannegate, scatenato durante le prime settimane da cancelletto Eva Enger, e purtroppo questa vicenda continua ad essere argomento di discussioni e polemiche nel salotto televisivo di Barbara D'Urso. A tal proposito vi riveliamo che l'ex concorrente Giucas Casella ha espresso la sua opinione riguardo alle terribili accuse rivolte dall'ungherese a Francesco Monte. In particolare il famoso illusionista si è schierato dalla parte del modello pugliese, dato che sulle pagine del settimanale Di Più, dopo aver ribadito di aver abbandonato il gioco a causa dei suoi problemi di salute, ha detto di non credere alla versione di Eva Enger. E non solo, perché ha precisato di non aver visto nessun naufrago comprare e fumare marijuana durante la permanenza nella villa. Per finire Giucas ha aggiunto che non ritornerà in Honduras come avrebbe tanto voluto. Nadia Rinaldi ipnotizzata a Domenica Live. Sempre riguardo a Giucas Casella, vi diciamo che se non avete guardato la puntata di Domenica Live andata in onda su Canale 5 il 25 marzo 2018, vi siete persi uno spettacolo che ha sorpreso il pubblico, compresa la conduttrice che è rimasta incredula. In particolare i telespettatori hanno assistito all'ennesimo tentativo di ipnosi dell'ex naufrago che, dopo aver proposto questa pratica a Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, ha effettuato un esperimento fuori dagli schermi all'ex attrice Nadia Rinaldi. Nello specifico quest'ultima, una volta entrata in trance, si è scatenata in un ballo super sexy, ma purtroppo durante l'esibizione è accaduto un piccolo incidente, che non è passato inosservato a nessuno, perché il suo vestito attillato si è alzato notevolmente, lasciando poco spazio all'immaginazione. Se volete ricevere ulteriori notizie sui protagonisti del reality condotto da Alessia Marcuzzi, continuate a seguire il sito Blasting News. Cancelletto L'isola dei famosi 2018.